E siamo qui con lo zio. Sì, che ha fatto? Ho fatto 4-1 secondo posto, ho preso 100 punti. Non è male. Sì. Che cosa hai giocato? Ho giocato Jubel, Bordeia però. Ok, facci vedere la lista. Allora, come normal, giocavo ovviamente i tre begonimi con la magia. Oggi Brick non Certo. si gioca più. Questa che è la normal più forte del mazzo, cioè insieme a lei ovviamente. E tre troni con terraformare. Ci sta, Questa è partenza standard. Poi, ovviamente, due spiriti, tre fanno schifo, uno secondo me un po' poco perché se non lo vedi insieme a uno 0-0 non te lo puoi esatto, riciclare. tu hai il numero giusto. Esatto. E lei una perché in Secondo me uno, ho realtà, visto tanti che ne giocano in due. realtà potrei pensare di giocarne due perché una capita che te la tolgono e hai bisogno della Che è seconda. mai successo Una volta oggi? sola, però ho vinto lo stesso, perché sono girato attorno a altre cose, Ok, però ti faccio un sì. Poi a me Jubel e Vabbè, sì. l'evoluzione, due Screamer e due Squirmer, a me che cioè, ci sono alcuni che ne giocano uno e ci può stare perché effettivamente solo una volta avevo bisogno del secondo, però di base poi ci stanno No, perché ci sta, è lo puoi anche forte. pescare, è forte. E poi Charvara con la trappolina, Vabbè, il per cane e la il cane e trappola. la trappola. Esatto. Poi, ovviamente, Vabbè, per forza. vanno giocati per Come forza, mai sono una partenza. Tractus? Alcuni ne giocano pure questa, due ne Perché non ho giocano. la seconda quarta. Ah, scusate. Te la giocherei. Così come non siamo poveri, non la Non gioco. volevi far sfigurare il mazzo, dico, Sì, va poi bene. giocavo con i Kashtira che io Ah, sono come innamorato mai? di Kashtira. No, perché sono innamorato di Kashtira? Perché mi piacciono. Ti Perché mi sembrano piacciono? bene? Mi piacciono troppo, sì. Ogni volta le cioè, si prendono sempre almeno un'interruzione. Contro il Mirror Match ho vinto perché praticamente sono partito così. Gli ho fatto lui full board, gli ho fatto questo. Mi fa SP, mi fa spacco. Faccio lui, mi fa SP. Vado lui, entro, attivo. Prendo e già gli ho tolto 32 interruzioni. Ok, vabbè, Sono un sono attacco. forti, sono Sono forti. forti. Tutti ne hanno paura anche perché fanno una fortissima Anche perché presenza quando ne sul metti sul board. terreno già mettono Esatto, pressione. mettono un sacco di pressione. E poi li giocavo pure in Snake Eye e sono veramente troppo forti. Non per questo la vedo così presso del Grande fan di Kashtira, E va. poi le 17 carte di non. Dai, facci vedere, dai. Allora, queste qua potrebbero essere 17 entrap. Cioè, insieme ovviamente a queste qua, a queste dei Kashtira, però ho deciso di giocare tre goccioline, tre Trust, due TTT come target insieme a queste due. Questa, no, Che brutto. a me piace un sacco, è bellissimo. Lei la chiamo Monoparry. principalmente nel caso in cui mi fanno mirror match e mi fanno un HT che è determinante e io non ho giocate proprio Ma anche completamente. contro Tenpai, penso. Principalmente è contro Tempai, Ok. perché se mi fanno Purulia o mi fanno Shifter, io gli faccio lei, se non posso Ci perdere sta, ci sta. il turno. E poi continuo. E poi loro due, Come perché mai? li amo. Sono delle carte bellissime, sono delle carte che Vabbè, perché sono ultimate, non se lo no? aspetta nessuno, non se lo aspetta nessuno. E poi ci sono quelle situazioni con Desiree, con Desire, Desirae, vabbè, sì, ci che siamo. ti possono far svoltare. Te la rubi, fai Finsmith e parti di combo, capito? Cioè tu fai, per esempio, monopartenza, Bigoning, ne hai uno nel caso in cui ne rubo e faccio Finsmith, parte Finsmith e sono partito. Ok, bello spicy questo main. Se non giochi la terza perché non hai la terza auto. No, ce l'ho nel santo, però volevo giocare 40 No, gradi. vabbè, ma due ci sta. Due ci stanno. Come Poi, l'extra. come extra, vabbè, ovviamente due spiriti, non tre. Numero uno perché non ce l'ho, partiamo dal fatto che non ce l'ho. Però Vabbè, per l'extra questione di è molto spazio, se giochi risicato. l'altra trappola che spacca non c'è spazio Non per c'è giocare il spazio terzo. proprio. E poi ovviamente come target Vabbè, penso le che è fusioni. tutto standard. Lei partenza, lei praticamente cioè si parte anche con lei, quindi forte. E poi loro due Vabbè, sì, accedere al non si ripacco spiega. Finismi, lui per fusionare. Ci sta. Poi due Yama, perché Perché hai c'è la. giocato la trappola che Sì, spacco, ovviamente, sì. E esatto. Mono, Rage. ovviamente, da fare con lui SP. Bucracker per la partenza, quella di lato, quella che Se non ti fa. parti storto, Esatto, tipo. esatto.
E poi i due Exis. Varudras che parte di combo, e lui che in realtà è l'unica carta che si potrebbe cattare. È vero, non si fa molto spesso. Non si fa molto spesso. Però ci sono quelle combo che tu finisci proprio col board pienissimo e ti avanzano quei due livelli, sei tu questo. ci sta. Però era la carta forte, che toglievo sempre di side per mettere sprint. Perché ora vedrete che tu giochi sprint per mandare cosa? Io sì. Ora lo vedo. Vabbè, di side ovviamente, allora queste spiego subito perché sono insieme, sono il comparto a 4 anti Purulia, quindi ci sta a giocarle, sì. La primo contro Purulia, perché una catti che fa male. Poi contro alcuni matchup tipo Branded eccetera, questa carta sono è forte, te la puoi mettere. Poi vabbè, per il tempo le suorine. E poi Sprint, che è la carta che scambi sempre con lui. E che mandi di Sprint? Ah, come me non hai giocato l'altro, come si chiama? Il Diapason. Non vorrei evitare di rispondere a questa domanda, quindi continueremo ad andare avanti. Ok. Poi come altri target di draft. Esiste solo Common, secondo me. Noi Common. Ma questo è Common. Che schifo, non me l'aspettavo. E vabbè, succede. Poi come altri Brawlbreaker. Vabbè, questi contro mazzo fusione / Runic, si può pensare di giocarla contro, vabbè, anche contro Mirror. Chimera del Pai. Contro Mirror, contro i dei l'ho messo in forte. Vabbè, ci sta, è forte. E queste, ragazzi, non ha senso spiegarle, perché qualsiasi di queste più questa levano quasi tutte le board di Uber. Come mai non hai giocato Evelyn, dato che hai preso questo approccio con i board breaker? Perché volevo usare allora nel caso in cui non avessi avuto queste, non per questo volevo provare ottica a pari, se era possibile. Quindi ho pensato di comunque accedere alla battle, anche se con lei non posso ottica a pari, comunque posso togliere pezzi. Ok, ci sto. Principalmente per questo. Per il resto la lista l'abbiamo fatta con Germano ieri sera. Diciamo che la lista ha workato bene, perché alla fine ho preso solo contro di lui nel finale, quindi alla fine è contro Michele, ovviamente in top. Vabbè, comunque ringrazio tutti i ragazzi del team, soprattutto Germo, Balbo, Jack, che è Dalli, Fra, che siamo praticamente gli unici superstiti di Yu-Gi-Oh, che partiremo per Bologna. Partiamo per Bologna. Ah, perfetto. Se no glielo compravo io. Vabbè, ci vediamo alla profile primo posto CS Bologna, dai. Ci vediamo là.